torna il TG Poro classico e torna anche solo risposte sbagliate. Il gioco era chiaramente Tekken 8 e tu, che ci hai visto Hi-Fi Rush 2, sappi che questa fa male. Ma a proposito di colpi scorretti, e questo? Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli che hanno un nome in codice. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e più classica che non si può. Vi ricordo che il copione di questo video è stato scritto in live su Twitch e probabilmente vi siete persi questo appuntamento incredibile. Quindi, per essere sicuri di essere presenti alla prossima live, seguitemi anche su Instagram, dove vi tengo aggiornati in continuazione sui prossimi appuntamenti Poracci. Bene, io ho detto tutto, voi sapete cosa fare, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Bravo, io ho detto tutto, iniziamo. Si parte come da tradizione dall'angolo della poracciata e c'è un piccolo colpo di scena per quanto riguarda l'Epic Games Store. Al momento il gioco gratis della settimana è Circus Electric, un gioco che è un mischione di generi differenti, ma che ha una buona valutazione su Steam. Giovedì però questo sarà sostituito da un titolo misterioso. Di che gioco si tratta? Solo Epic Games sbagliati. Sorprendetemi. Io ogni mese mi dimentico di ricordarvelo, ma non questa volta. Se avete un abbonamento Amazon Prime attivo, vi ricordo che potete riscattare gratuitamente i giochi del mese con Prime Gaming. Tra questi abbiamo Tomb Raider, GOTY Edition e Fallout 3. Li avete già riscattati? Sì? Allora ce l'avete Amazon Prime! Abbonatevi subito al mio canale Twitch. Esattamente un anno fa Bungie svelava al mondo intero un nuovo capitolo della serie Marathon. Oggi non sappiamo ancora una cippa di questo nuovo progetto, però intanto se vi sentite nostalgici o semplicemente impazienti, potete recuperarvi gratuitamente su Steam la trilogia originale di Marathon con un porting PC ad opera di Alep One. Oh, meglio di niente. Correva l'anno 2009 quando Braid rivoluzionava per sempre il mondo degli indie e dell'Xbox Live Arcade. A parte che sono passati troppi anni e io mi sento vecchio, sarete felici di sapere che le prime recensioni dell'Anniversary Edition di questo puzzle game leggendario sono tutte molto positive. I punti di forza di questa nuova versione sono rappresentati da un comparto grafico completamente riscritto da zero, che può essere cambiato al volo con il look originale, e inoltre ci sono 15 ore di commento audio da parte dello sviluppatore. Un'edizione ricchissima. Ma la versione fisica? A proposito di versioni fisiche, oggi il My Nintendo Store ha aperto i pre-order per l'edizione su cartuccia di Nintendo World Championships NES Edition. Siete riusciti a prenotare la vostra copia o come al solito lo store di Nintendo non è stato in grado di gestire le prenotazioni? E poi su questo podcast giapponese sono stati mostrati per la prima volta circa 10 minuti di gameplay del titolo. E che dire, le prime impressioni di cui abbiamo discusso velocemente nello scorso video vengono confermate. Sembra un po' la versione scarna di NES Remix e le vibes da operazione fatta tanto per, un po' come accadde per Everybody Want to Switch, sono potentissime, non trovate? Poracciata massima per Atlus invece, che ha annunciato che farà sparire dagli store l'edizione digitale di Shin Megami Tensei 5 in preparazione all'arrivo di Vengeance. Mentre chi è già acquistato il titolo o i suoi DLC potrà comunque riscaricarli dall'eShop anche dopo il 13 giugno, Vengeance diventerà l'unica versione disponibile all'acquisto del gioco. Chissà se questo farà alzare di prezzo la versione liscia di Shin Megami Tensei 5. Ma soprattutto, sarà possibile effettuare un upgrade per usufruire dei nuovi contenuti oppure bisognerà acquistare nuovamente il pacchetto completo? Sfigatissimo invece Prince of Persia The Rogue, titolo annunciato recentemente che sarebbe dovuto uscire in Early Access domani, 14 maggio. Dopo anni di silenzio, finalmente Ubisoft inizia a investire seriamente sulla serie di Pop e una settimana prima dell'arrivo di questo nuovo roguelike, che ti esce fuori dal nulla? Hades 2, il seguito del re incontrastato del genere. Per evitare una sovrapposizione devastante, il publisher ha preferito rimandare di qualche settimana l'apertura dell'Early Access, posticipata ora al 27 maggio. Entriamo un po' nel campo delle speculazioni. Dopo secoli di attesa, Rockstar sarebbe pronta a lanciare una versione di Red Dead Redemption 1 su PC, dopo l'approdo effettuato l'anno scorso su Switch e PlayStation. Il leak arriva direttamente dal sito. A quanto pare, il codice della homepage di Rockstar si sarebbe aggiornato per includere un futuro banner pubblicitario della versione PC del titolo.
Ci sono voluti solo 14 anni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ora però, dateci una versione next gen di Red Dead Redemption 2, no? Dopo una settimana disastrosa per Xbox, impegnata a chiudere alcuni dei suoi studi più promettenti, possiamo comunque sperare in un bel annuncio da parte di Bethesda nello showcase di giugno. A quanto pare, infatti, potrebbe esserci spazio per un nuovo Doom, e a confermarlo sono sia il nuovo report di Tom Warren, sia un recente copyright pubblicato a gennaio. IDKFA è un codice che i fan più sfegatati della serie riconosceranno al volo. Il titolo potrebbe chiamarsi Year Zero e dopo l'ottimo Eternal sono curiosissimo di vedere cosa ne uscirà fuori. Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Va bene, passiamo alla notizia più importante del giorno e come avete già visto in live, più che di una notizia si tratta di una investigazione a ritroso su una serie infinita di leak. Dopo ore e ore di investigazioni possiamo infatti ricostruire non solo quello che potrebbe essere il nome in codice della console che arriverà dopo Nintendo Switch, ma anche quella che potrebbe essere una delle sue prime esclusive, forse la più importante. Un titolo che, nel caso si rivelasse esistente, direbbe tantissimo sulla strategia che Nintendo ha intenzione di adottare per la sua next gen. Ma andiamo con ordine. Tutto si è originato dal leak, confermato poi come falso, ad opera di CentroLeaks, dove veniva affermato che il nome in codice della console fosse Muji, che tradotto dal giapponese significherebbe semplice, liscio. Ma in realtà questo sarebbe un placeholder più che un identificativo vero e proprio, insomma un termine utilizzato per lasciare bianco lo spazio senza fare un riferimento diretto. Ed è qui che entrano in gioco alcuni dataminer che affermano che il nome in codice sia in realtà un altro, già menzionato indirettamente sul popolare forum Famiborse, e anche lasciato trapelare da Nintendo all'interno di uno degli ultimi aggiornamenti del firmware di Switch. Ricostruendo un po' il tutto, salta fuori che il nome in codice più probabile sia OZ, l'abbreviazione di ounce, l'oncia, l'unità di misura. E tenete a mente questo. Ora è il turno di Midori. Il leaker, dopo essersi sbottonato sul progetto Banquet, ha lasciato un altro indizio. Nintendo starebbe lavorando a un progetto per Switch 2 dal nome in codice U-King-O, il cui nome nasconderebbe un riferimento diretto alla prossima console. Ragionamento che anche lo stesso Sommo Pioro ha confermato. Ed ecco quindi che ci torna utile Captain Toad. Vi ricorderete che il titolo Wii U è stato convertito su più piattaforme e questi erano i vari nomi in codice della produzione. Kinopio per la versione Wii U, Kinopio-S per quella Switch e Kinopio-C per il 3DS. Ci indica infatti il nome in codice della console, ovvero CTR. Quindi, riprendendo il leak di Midori, significherebbe che questo Yu King O sarebbe la versione per Ounce, indicata dalla O finale, di Yu King. E quale gioco avrebbe il nome in codice di Yu King? Proprio lui, Breath of the Wild. Nintendo sarebbe quindi pronta a lanciare Switch 2 con una versione rimasterizzata di uno dei giochi più importanti degli ultimi anni. Come mossa avrebbe perfettamente senso e confermerebbe anche il rumor dove veniva affermato che l'anno scorso Nintendo avrebbe mostrato a degli sviluppatori un prototipo della console su cui girava una demo tecnica pompata di Breath of the Wild. Qui però si apre un bel casino. Come si comporterà Nintendo con le remaster? Ormai possiamo dare per scontata la retrocompatibilità tra Switch e il suo successore, ma quindi se sarà possibile avviare la versione old gen anche sulla nuova console, per usufruire dei contenuti e delle migliorie della remaster, bisognerà necessariamente comprare la versione next gen o sarà possibile appoggiarsi a una patch venduta a prezzo ridotto? Mi sentirei di escludere da subito la possibilità di un upgrade next gen gratuito. Non ci credo, neanche se lo vedo. E poi sarà anche interessante capire
l'entità di questa nuova edizione. Sarà una remaster senza fronzoli oppure un qualcosa di più vicino al territorio del remake? Si tratterà di una versione ottimizzata con FPS stabili, caricamenti ridotti all'osso, niente risoluzione adattiva e texture in HD, oppure sarà fatta un'operazione molto più radicale, simile a quanto fatto con The Last of Us Parte 1 Remake? Come vada vada, un day one del genere difficilmente lo salterei. Spero soltanto che Nintendo permetta di portare i propri salvataggi anche su un'eventuale versione next gen. Però a questo punto sono curioso di sapere voi come vi siete immaginati questa remaster e cosa ne pensate di una politica del genere. Mentre riproporre gli stessi giochi a una sola generazione di distanza aveva senso tra Wii U e Switch, visto la sostanziale differenza in termini di hardware e possibilità di gioco, avrebbe senso puntare di nuovo tanto sulle remaster su una console retrocompatibile e molto simile al precedente hardware? Senza contare poi che questa volta di Switch ne hanno vendute tante e quindi è difficile spacciare per nuovi dei giochi che hanno comprato tutti quanti. Ditemi un po'. E questo però c'è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo, Sonic tranquilli, ma soprattutto, liccate duro. Io sono il Poro King, Michele Yu-O. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... You oh 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 you oh